Siamo a Torino per BioSpring 2014, la fiera più importante delle biotecnologie che quest'anno fa tappa nella capitale piemontese. Tante le aziende italiane presenti, ne incontriamo una che produce dei sistemi molto interessanti per il delivery dei farmaci che si chiama NanoVector e parliamo con il suo amministratore delegato, l'ingegner Paolo Gasco. Allora, chi siete esattamente? Che cos'è NanoVector? Dunque, NanoVector è una società nata autonomamente, quindi senza ricevere fondi esterni, sulla continuità di un'esperienza fatta dalla professoressa Maria Rosa Gasco nell'Università di Torino. La partenza è stata nel 2001 sulla base di alcuni brevetti per formulare nanopalline, diciamo nanosfere lipidiche adeguate per il trasporto di farmaci. Siamo nati nel 2001-2002, siamo diventati operativi, era un periodo in cui la nanomedicina era agli albori, quindi siamo stati abbastanza dei pionieri in questo senso. Da allora abbiamo svolto moltissime ricerche, soprattutto in campo europeo, quindi moltissimi progetti finanziati e molte collaborazioni di ricerca con molti gruppi italiani ed esteri. Insomma. Qual è la tecnologia che sta dietro le vostre nanosfere? Come sono fatte? Dunque, per modellizzare in maniera semplice ed intuitiva possiamo parlare di... noi partiamo da microemulsioni a caldo, quindi sono sistemi olio-acqua in cui andiamo a sviluppare un'interfase basata sostanzialmente su fosfolipidi. Questo permette un po' di... il modello potrebbe essere quello dei saponi, se vogliamo. Andiamo a micellizzare lipidi, quindi sostanze che il nostro organismo conosce dall'origine, e formuliamo in questa maniera delle piccole palline in cui andiamo a caricare i farmaci. Quindi la pallina agisce un pochettino da cavallo di Troia, nasconde un pochino la molecola alla reazione del nostro organismo e la rende, diciamo così, in termini brevi, più efficace. Quali sono appunto i vantaggi concreti? I farmaci sono più veloci, penetrano di più, penetrano dove non potrebbero arrivare? Cosa succede? Sì, queste sono un po' le peculiarità del sistema. Si cerca di avere sistemi che per esempio hanno un miglior assorbimento per via gastrica, oppure nel caso oculare abbiamo messo a punto dei collini che, dati sotto forma appunto di gocce, possono portare il farmaco alla retina, che è uno dei punti fondamentali per lo sviluppo di nuove terapie in oftalmologia, così come mettendo delle code di PEG, di agenti stealth, possiamo far permanere in circolo la pallina caricata più a lungo. Siete già sul mercato, dottor Gasco, con questi prodotti? Questo è un tasto purtroppo dolente, la quantità di investimenti necessari era una delle ragioni per cui siamo qua, è che sono ingenti quantità, quindi dobbiamo trovare un partner, un investitore istituzionale per sviluppare a pieno le tecnologie. La nanomedicina è partita insomma da una decina d'anni, se vogliamo, adesso si vedono i primi grossi contratti, quindi siamo fiduciosi che ci sia un occhio di riguardo anche per le nostre nanopalline lipidiche.